Hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicron in questo nuovo episodio di LBX Little Battlers Experience. Ed oggi è un gran giorno, o almeno così spero. Nello scorso video Kazuya ha ricevuto il suo nuovo LBX Hunter, che come ho detto secondo me è la chiave per uccidere il primo ministro, anche se in realtà ce l'hanno presentato come la sua salvezza. Vediamo oggi cosa succede. Amico Kazuya, scusate, sono in ritardo. Buongiorno Van. Kazuya, come va con Hunter? Male, a quanto pare. Che c'è? Non pensate che questa sia una cosa più grande di noi? Ma di che cosa stai parlando? È la tua occasione per diventare un eroe. Lo so, ma non ho ancora raggiunto una precisione di tiro accettabile. Potrei non colpire il bersaglio. Hai detto che ci avresti aiutato, non puoi tirarti indietro. Non permetterei che gli LBX vengano usati per un atto così crudele, vero? Hai ragione. Forza, avviciniamoci al percorso della parata. Il treno partirà tra poco, dobbiamo andare alla stazione. Ah, quindi oggi è proprio il giorno della salvezza, insomma, dell'attacco al presidente, ma della salvezza perché noi... Primo ministro, poi, non presidente. L'attacco al presidente, ma la salvezza perché noi siamo la salvezza. E ok, quindi andiamo alla stazione. Stazione Pacifica, vuoi entrare? Pacifica, non mi interessa. Entriamo. Bella mappa. Ok, Tokyo. Aha. Andiamo al percorso della parata allora. Praticamente è come l'omicidio di JF Kennedy. Uguale. Un cecchino che lo colpisce durante la sua diciamo durante la sua parata, ecco, la parata in onore del nuovo presidente. Wow, con tutte queste persone sarà praticamente impossibile trovare il cecchino e fermarlo. La folla è immensa, ma ormai dobbiamo farlo. Van, il tuo pilota LBX sta squillando. È il signor Tyler. Tyler Strikes? Van, abbiamo appena ricevuto una soffiata. Che cosa vi è stato detto? Sulla base delle informazioni che Len ha ottenuto, il cecchino si nasconde nell'edificio sud. Dove vi trovate ora? Abbiamo appena raggiunto la strada principale arrivando dalla stazione. Bene, dovrebbe esserci un vicolo vicino a voi. Andate fino alla fine e troverete l'edificio sud. La parata inizierà presto. Voi tre siete l'unica nostra speranza. Contiamo su di voi. Ricevuto. Non abbiamo scelta, quindi forse dovremmo combatterci addirittura contro questo cecchino. A meno che non è comandato a distanza, ma una grandissima distanza. Non ci credo. Non mi dire sentinelle, eh? E quello cos'è? Non ne ho mai visto uno prima. Forse è un Secure Bot, però qualcosa di strano. Ah, credo che quel robot ci abbia visti. Oh oh, attenti! Io ora posso capire tante cose, ma un pugno all'unità robotica di quel robot, dritto qua. Ti fai un po' male? Ma cavolo, lo mandi a terra. Ok, dai, su, alzati. Ah, non te l'aspettavi? Eppla. Ah, però, eh? Eccolo, dai, si è ripreso. Ta-ta-ta-ta-ta. Potere agli LBX. Difeso, non te l'aspettavi ancora una volta? Due volte non se l'aspetta. Che ci vuoi fare? Ma abbiamo il doppio salto. E quando me lo dite che abbiamo il doppio salto? Ma vi rendete conto di quel... Non ci dicono che abbiamo il doppio salto. E vai, un altro è andato. Ok. Dove pensi di andare? Possibile colpo di rottura? Bene. Prenditi allora il colpo di rottura, vai. Perfetto. Volevo caricarlo fino al livello 2 per poi scaricarlo tutto quanto in una volta. Ma a quanto pare siamo troppo forti. Hey! Che bella sorpresa! Vai, vabbè, ragazzi. Ragazzi, quanto siamo migliorati. Sì, l'ho scorso molto velocemente, però accidenti. L'ho visti. Forse voleva impedirci di arrivare a cecchino? Sì, forse ha ragione. Dovremmo procedere con cautela. Non è che dobbiamo procedere con cautela, dobbiamo procedere e basta. Vabbè, devo affrontarlo per forza. Come faccio se no a evitarlo? Dovrei stare praticamente in parallelo al suo
alla sua visuale. Lui Lati non mi vede, come si gira, però si gira verso destra, alla sua destra, e quindi non dovrebbe vedermi. Non ha senso questa cosa. Con una pedata, aprite la porta con una pedata. Signor Tyler, siamo arrivati all'edificio sud. Eccellente, ora salite al secondo piano. Il cecchino dovrebbe essere lì. Sbrigatevi, non c'è molto tempo. D'accordo. Se non c'è molto tempo, perché non lo sprechiamo parlando? Che cos'è quella cosa? È un teletrasporto. Puoi usare un teletrasporto per andare dove vuoi istantaneamente. È utile se hai qualcosa da fare prima di procedere. Per esempio, se vuoi salire di livello prima di affrontare la prossima sfida, puoi farlo grazie al teletrasporto. Davvero? Parafulmine, vabbè. Penso di essere pronto, eh. Ma come pericolo. Ok, qui non si può entrare. Accidenti. Bene, abbiamo fatto anche questa battaglia molto velocemente. Sì, stiamo tutti bene, Van, tranquillo. Volevo passare da Navarro, ma mi sono dimenticato. Più che altro per farmi aumentare la barra di manutenzione. Beh, purtroppo i nemici non posso evitarli. Se attaccano, attaccano. Bene, ci siamo. Ma... è qui sotto, era? Ah, qui! Sono andato avanti per nulla. Vabbè. Accidenti, però... cavoli. Quanta strada c'è ancora? Ah, eccoci. Eccolo qui. Ah, c'è un metamo per salvare. È la porta a fianco. Ottimo, salviamo allora. Vai, con un calcio, sfondate tutto, sfondate, ragazzi. Ma sono loro? Ancora tu. Il ragazzo con l'LBX a cui stavamo dando la caccia. Ah, ero sicura che ti avremmo incontrato di nuovo. Van, conosci questi tizi? Sì, stavano inseguendo donna che mi ha dato l'LBX sul lungo fiume. Hai un'ottima memoria, ragazzino. Ci sono loro dietro l'attentato al primo ministro. Non mi sembrano proprio i tipi. Attentato al primo ministro? Ma di che cosa stai parlando? Lascia perdere. Ora dobbiamo pensare a come riprenderci quell'LBX. Non facciamocelo scappare di nuovo. Sì, capo! Mi sembra di aver già visto quegli LBX da qualche parte. Ah, sì! Sei stati voi a distruggere il mio salotto! Ho dovuto rimettere a posto tutto prima di poter uscire nuovamente di casa. E secondo te questo è un problema nostro? Vuoi risolvere la questione con una battaglia LBX? Ah, dalle sei non lo caccio, ovviamente. Un cubo ring! Ah, possiamo anche giocare secondo le vostre regole, piccoli mocciosi. Oggi è una splendida giornata. Non succede spesso che quello che cerchi ti caschi giù dal cielo. D'accordo, combattiamo. LBX, vai! Go Achilles! Quando inizia la battaglia, il trio Joker. Il trio Joker. Troppi ne esistono di Joker, dalla DC Comics a One Piece. Troppi ce ne sono. Dove sono però loro? Magari farsi vedere? Ah, eccoti! Ma cosa vuoi? Cosa sta succedendo? Perché se io attacco non mi attacca comunque sia, eh? Questo voglio io, guardia B! Mannaggia a te! Niente, mi cambia bersaglio, non lo so. Madonna, vieni qua. Ragazzi, ci stanno infliggendo comunque sia dei seri danni, eh. Non vorrei dire niente. È andato anche questo, vai. 3 a 0. Non so fare. 3 a 0. Non lo so, non so come fare i simboli con le mani. Simboli, numeri, lettere, lasciamo perdere, va. Wow, siamo davvero migliorati molto con queste poche lotte che abbiamo fatto per arrivare fino a loro. Ma se loro non sono allora quelli che fanno l'attentato, chi è?
che fa l'attentato. Bene, siamo riusciti a batterli. Quindi ora il primo ministro è fuori pericolo? Oh, mi aspettavo una battaglia un po' più movimentata per il debutto di Hunter, ma non è andata così. Quell'LBX è diventato ancora più forte. E gli LBX suoi amichetti non sono da meno. Ah, mocciosetti! Resta solo una cosa da fare in situazioni come queste. Quando il gioco si fa duro, i duri scappano! Io ricordavo una frase diversa, capo. Sì, ma l'ha detto con stile. Cosa fate ancora lì impalati? Forza, andiamo! Sì, capo. Ora, dov'è questo attentatore? Ragazzi, che sprint! Stanno facendo una corsa a ostacoli? O anche una corsa normale? Signor Tyler, ce l'abbiamo fatta! Ho appena ricevuto una chiamata urgente da Len. Era una trappola! Cosa? Il check-in non si trova qui, sembra sia localizzato nell'edificio nord. L'edificio nord! Ma è dall'altra parte. Oh no, ecco la parata! È molto simile al primo ministro Vanguard di Nazum Eleven. Forse è il figlio maschio. Possibile che sia il figlio di Victoria addirittura? Beh, sì. Siamo nel 2048, mi sembra. Non mi ricordo dove, ma ho letto che è ambientato nel 2048. Non mi ricordo se lo dice il gioco oppure l'ho letto da qualche altra parte, quindi è possibile che sia il figlio di Victoria addirittura. Però o è lui oppure è il figlio, perché non è proprio uguale. Van, Kazuya deve restare qui. Che cosa? Per risparmiare le ricerche inutili, Kazuya può usare Hunter per intercettare Cecchino e confermarne la posizione. Inoltre, le doti da tiratore di Hunter gli permettono di attaccare da molto lontano. Hai capito, Kazuya? Andrà tutto bene, Kazuya. Noi crediamo in te. So che puoi farcela, Kazuya. Anch'io ho fiducia in te. Oh, ragazzi. D'accordo, farò tutto il possibile. Fantastico! Ho da fare qui. Voi andate e state attenti. Eh sì, perché non ha fiducia nelle sue abilità, però hanno fiducia in me, eh? Beh, non ho altra scelta. Se sbaglio, non avrò una seconda possibilità. Dovrebbe essere laggiù. Ok, Kazuya, ora tocca a te. Puoi trovare Cecchino. Va bene, quindi noi dobbiamo scendere ora. Spero di non dover affrontare altri robot da guardia. Ma anche la guardia è uguale! No, è successo? Ah no, non l'hanno colpito. He's all right. Looks like he didn't get hit. Allora Kazuya ha sparato per catturare il Cecchino. Così sembra. L'ho colpito. Ah, ci sono riuscito. Niente male. Quindi c'era davvero un attentatore. Però la guardia del primo ministro era quella di Nazum Eleven. Van, ho trovato il Cecchino. È al secondo piano dell'edificio nord, nella stanza sul lato più est. Quello era uno sparo? Sono stato io. Ho distrutto il suo fucile. Sei grande! Sto inviando la sua posizione al tuo pilota LBX. Forza, andate! Ricevuto. Andiamo, Van! Perché allungare il brodo?
Ha detto Kazuya, andate, andiamo, andiamo, Van, andiamo, basta, basta uno. Quanto siete chiacchieroni. Ok, entriamo da qui allora. Pensavo di dover scavalcare, invece è ancora pericolo, ma perché? Aspetta, fammi riparare gli LBX. Ok, siamo arrivati, siamo carichi, siamo pronti. Allora? Ma non c'è nessuno. Ecco, ho mandato a distanza, ti pareva? E così è questo l'LBX che sta tentando di uccidere il primo ministro. Ma qui non c'è nessuno. Qualcuno lo stava probabilmente controllando a distanza. Ha un fucile di riserva. Ciò significa che ci riproverà. Non possiamo permetterglielo, vero Amy? Certo che no. LBX, vai! 2 contro 1 vuol dire che è molto forte. Livello 12. Ah. Però non sappiamo neanche quanta vita abbia, quanta salute. Come pericolo? Ah, ok. Ah, perché mi punta con, ovviamente, con... accidenti. Da ricarica di tensione, grande. Però lo stiamo comunque sia counterando bene, eh. Insomma, i danni li stiamo facendo. Però c'è sempre il pericolo che lui con un attimo... ok, c'è lei, c'è lei. Ma io ti sono vicino, amichetto bello, e ti faccio un po' di danni. Non facciamo allontanare troppo, sennò lui prende la mira e ci fa male. Eccolo, eccolo, va, ti pareva? Quanto ci fa? Perché ci prende... Eccolo, ti pareva? Special attack routine! I can't get away from this one. Ma cos'è? Gli prende... Oh, Kazuya? È Kazuya! Ma che mira! Good timing, Kaz. You saved us. That was a great shot. Don't lose focus. The battle's not over. Right, let's finish this. Giusto, muove in modalità iper o no? No. Allora ci penso io a farti nero. Piccoletto. Ah, però Amy mi sembra che stia umido, il che vuol dire grande Amy. Però è umido, quindi in teoria gli attacchi d'acqua, dato che è umido, dovrebbero fargli di meno. No, scusami. Ora, ora va bene, ora va bene. Colpo di rottura. Ah, però non... sono riscaldato e non posso attaccare. Ah, è andato però. Ce l'ha fatta Amy. Ok, io stavo un attimo vedendo perché io non capivo. Però è andata bene. Ottimo lavoro, Van. Ora sbrigatevi a uscire di lì. La polizia avrà sicuramente notato i disordini e raggiungerà presto l'edificio. D'accordo, andiamocene di qui. Ok. Len sta venendo a prendervi. Lo troverete vicino a... vicino a... medaglia giocattolo e medaglia fatta in casa. Dovrebbero vendersi perché ci fa un sacco di crediti e non servono a nulla, praticamente. Il messaggio era corretto. Senza l'aiuto di questi ragazzi e di quell'LBX bianco non saremmo riusciti a fermare il complotto. Ottimo lavoro ragazzi, Kazuya, il tuo colpo è stato perfetto. Ah, non ce l'avrei mai fatta senza Hunter. Davvero, siete stati formidabili. Oggi vi siete comportati da veri eroi. Quindi loro sono i buoni e il mio presentimento su Hunter era sbagliato. Non riesco a credere che abbiamo fermato l'attentato primo ministro. È davvero sorprendente. Se lo dicessi alla mamma penserebbe che è una bugia. Combattere contro Cecchino è stata una vera impresa. Nell'LBX è creato appositamente per uccidere. Una mossa sbagliata e noi tre... Sì, hai ragione. Io ero così immersa nella battaglia che non me ne sono resa conto. A pensarci ora è spaventoso. Già. È giunta l'ora di rivelarci perché avete chiesto il nostro aiuto. Perché proprio noi?
Van, devi sapere una cosa. Riguarda tuo padre e il volo su cui si trovava. Mio padre? Che cosa c'entra in tutto questo? Van, tuo padre è ancora vivo. Cosa? Eh già. Eh già. Non ci credi, eh? E invece è così. Allora, dottore? Novità? Van. Sembra invecchiato male. Cioè, non gli danno neanche il tempo di farsi la barba, poverino. Quindi mi sa che abbiamo finito un altro capitolo. Eccolo. Bene, quindi finisce un altro capitolo di LBX. Davvero, davvero carino. Questa volta abbiamo combattuto contro un LBX cecchino che a quanto pare poteva e voleva uccidere il primo ministro Vanguard, che a vederlo è diverso da primo ministro di Nazum Eleven, però è molto simile. La guardia del corpo era la stessa. È sicuramente un cameo per un riferimento ad Nazum Eleven, ovviamente, senza ombra di dubbio. Quindi Cuccio, per questo video è davvero tutto. Io vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!